Cosa resterà? Cosa resterà quando il tempo avrà sbiadito queste immagini? Questi ragazzi saranno cresciuti, le piazze si saranno svuotate, i riflettori spenti e gli osanna saranno solo un eco distante. Cosa resterà di queste cronache? Cosa resterà dei record, dei milioni di chilometri percorsi, di quante volte ha fatto il giro del mondo, quante volte la distanza Terra-Luna, quante milioni di pagine ha scritto, quanti milioni di fedeli ha incontrato? Cosa resterà di questi numeri? E ancora, cosa resterà di questi gesti, queste espressioni, questi sguardi, un tempo veri, vitali, scompaginanti? E ora immagini come depotenziate, riproposte in un eterno replay con meccanica pigrizia. Quasi un logo conservato nello sterminato universo visivo del grande archivio del mondo globale. Cosa resterà di queste icone mediatiche? E cosa resterà del rito televisivo in occasione di, a un anno da, in ricordo di? Cosa resterà di queste ricorrenze? Molti dicono che resterà la storia. La storia di un uomo venuto da un paese lontano, nato a 30 chilometri da Auschwitz. E noi vi racconteremo anche la storia di Carol. Di questo ragazzo forte, dallo sguardo fiero, che da grande voleva fare l'attore, ma incontra Dio sulla sua strada. Lo incontra nel tempo cupo di chi a Dio voleva sostituirsi, piantando una croce uncinata nel cuore vivo del mondo. Vi racconteremo di questo ragazzo che disse sì a Dio quando il suo Dio fu abolito per legge da uomini che in nome del popolo proibivano le processioni, spiavano la Chiesa, incarceravano i vescovi. Vi mostreremo filmati mai visti prima su Carol Vescovo e Cardinale, immagini inedite sui tanti viaggi in Europa, America, Oceania, e poi interviste ritrovate, testimonianze inedite. Giovanile c'è sempre qualche cosa che si muove, è quello che si muove principalmente. E vi racconteremo di quando lo spirito scompaginò la tradizione e lo fece successore di Pietro. Vi racconteremo allora con le parole e lo sguardo della storia la battaglia per riportare la parola di Dio senza paura al centro del mondo, per combattere a mani nude i regimi dei paesi d'oltre cortina, per vincere la morte in piazza San Pietro, per condividere la speranza con gli uomini di altre fedi, per ripristinare chiarezza e disciplina nella Chiesa di Roma, per combattere l'ateismo strisciante
la morale annacquata, la religiosità scolorita di un Occidente, a parole, libero. Le cronache, i numeri, le icone, le ricorrenze e la storia degli uomini. Ma, infine, torna ancora la domanda, come se mancasse ancora qualcosa, e forse è il cuore di tutto. Cosa resterà? Resterà, forse, semplicemente, la storia di un'anima. Un'anima che cammina sulla terra e guarda al cielo. Vede le cose della terra con gli occhi del cielo. Si abbandona alla preghiera, quasi a sfiorare il cuore del Padre. Abbraccia il crocifisso e lo sente come cosa viva. Veramente crede che la madre del suo Signore gli abbia fatta salva la vita. Semplicemente questo, soprattutto la storia di un'anima. E noi cercheremo di raccontarvela con umiltà, perché la storia è immensa, sconfinata. Come raccogliere il vasto mare in una conchiglia? L'umiltà di chi sa che non tutto si può dire e ricapitolare quando si racconta la storia di uno che già chiamano il grande, già acclamano santo. Carol viene da un paese lontano, verso est, da una terra che appariva isolata, diversa. Wadowice, un villaggio nel sud della Polonia. In lontananza i Carpazi e la Cecoslovacchia. A 50 chilometri Cracovia, l'antica capitale. A 30, in una distesa brulla, una località ancora anonima. I polacchi la chiamano Oswiecim, i tedeschi la chiameranno Auschwitz. Carol nasce nel mese di maggio, il 18 del 1920. Il padre era stato soldato nell'esercito austro-ungarico. Lo chiamano il capitano. La madre, malferma di salute, si occupa della famiglia e del primo figlio, Edmund. In quel 18 maggio 1920 le cronache registrano un'eclissi di sole, come 85 anni dopo, nel giorno dei funerali di Giovanni Paolo II. In casa Wojtyła si ringrazia Dio per la nascita di Carol, ma si festeggia anche per la patria, finalmente liberata dall'invasore russo. Proprio in quei mesi, infatti, l'esercito polacco combatte vittoriosamente contro i sovietici per riconquistare i territori orientali. Invano Lenin lancia la potente cavalleria contro i polacchi.
Il loro comandante, il maresciallo Pilsudski, riesce nell'eroica impresa di sbaragliare l'armata rossa e ripristinare, dopo 123 anni, gli antichi confini. Molti, nella cattolicissima Polonia, vedono in questa vittoria un segno della provvidenza e la chiamano il miracolo della Vistola. Qui vediamo il ritorno vittorioso del maresciallo Pilsudski. E il cardinale arcivescovo di Varsavia celebra un solenne Te Deum di ringraziamento. È in questi tempi che viene al mondo il futuro Giovanni Paolo II. Molti anni dopo scriverà: ho sempre conservato una grande ammirazione per coloro che nel 1920 quella battaglia l'hanno combattuta e vinta. E poi una coincidenza. È come se in questi anni le strade della Chiesa si intreccino in terra polacca. Tre futuri papi quasi si sfiorano. A Varsavia nel 1921 è visitatore apostolico Achille Ratti, che sarà Pio XI. Qui lo vediamo proprio in Polonia, in un frammento inedito. A Varsavia nel 1923 è segretario all'Annunziatura il giovane Giovan Battista Montini, che sarà Paolo VI. A Wadowice, nel 1920, nasce quel bambino di nome Karol. Un'ultima notazione. Ha un enorme successo in tutta Europa il Colossal tratto dal Quo Vadis del romanziere polacco Henryk Sienkiewicz. E Quo Vadis sembra riassumere l'essenza del cattolicesimo, polacco in particolare, lo stretto legame tra vocazione e martirio, chiamata e sacrificio, tra la sequela al Cristo e la via dolorosa che porta a Roma. E a Roma? Roma, al centro dell'Occidente, sembra lontana. Successore di Pietro è Benedetto XV. Qui lo vediamo in rare immagini di repertorio. Un uomo mite, riservato, schivo. Al nulla della guerra ha potuto opporre solo la potenza della preghiera e la forza dell'ammonimento. E tutta Italia ha un parente, un amico da piangere. E accorre al passaggio della salma del Milite Ignoto, che attraversa il paese su un treno speciale a velocità ridottissima, perché tutti possano vederlo, quel feretro, onorarlo, quasi toccarlo. Ma l'Italia di quel 1920 si entusiasma anche per le straordinarie imprese del bell'aviatore Arturo Ferrarin, il coraggioso tenentino che per primo vola da Roma a Tokyo. Diventa un eroe, il giovane aviatore, il fidanzato d'Italia, l'eroe di riviste e fumetti, il sogno di tante signorine che hanno voglia di innamorarsi. Pochi mesi prima, Benito Mussolini aveva fondato i Fasci Combattenti. 871 soci, arditi ex combattenti, ex interventisti. Si erano dati convegno in un locale in via San Sepolcro a Milano. Due anni e i Fasci Combattenti diventeranno il Partito Nazionalfascista. In Germania Adolf Hitler fonda il Partito Nazionalsocialista. Nel programma si legge: può essere cittadino dello Stato solo chi sia connazionale. Può essere connazionale solo chi sia di sangue tedesco. Nessun ebreo può essere connazionale. Notizie tragiche, infine, dalla Russia comunista.
La Chiesa ortodossa e quella cattolica sono ridotte al silenzio. Prima della rivoluzione i cattolici erano 5 milioni, 30 i vescovi, 2200 i sacerdoti, 1500 le chiese. Dopo la rivoluzione del 1917 non restano né cattolici, né vescovi, né preti. Solo due chiese, e solo perché di proprietà dell'ambasciata francese. Questo accade nel vasto mondo, non lontano dai confini polacchi. La famiglia di Carol è molto religiosa, il padre soprattutto, il severo capitano. Spesso accompagna i figli al santuario mariano di Częstochowa, che qui vediamo in straordinarie immagini del 1924. Scriverà Carol: mi capitava di svegliarmi di notte e trovare mio padre in ginocchio. Il suo esempio fu per me come un seminario domestico. E la fede, la devozione per quella Madonna Nera, quella madre di ognuno, diventa ben presto, per il piccolo Carol, anche una grande consolazione, a colmare un dolore infinito. La sua madre terrena, infatti, se ne va troppo presto, miocardite e nefrite congiunte. È il 1929, l'Olek, Carletto, ha 9 anni. Più tardi scriverà una poesia. Sulla tua bianca tomba sbocciano i fiori bianchi della vita. Oh, quanti anni sono già svaniti senza di te. Quanti, madre, amore mio spento. A scuola, di banco, l'Olek sta vicino a un bambino ebreo. Si chiama Jerzy Kluger. Scrive: ho viva davanti agli occhi l'immagine degli ebrei che ogni sabato si recavano alla sinagoga. Tutti e due i gruppi religiosi, cattolici ed ebrei, erano uniti, suppongo, dalla consapevolezza di pregare lo stesso Dio. Quando abbiamo finito la quarta elementare e si doveva fare per essere ammessi al ginnasio, un piccolo esame che abbiamo fatto, c'erano i risultati esposti una domenica mattina. Io, che abitavo lì vicino, ho passato a vedere, il nome di Wojtyła era lì, mio anche, ma penso, vabbè, adesso vado da lui così glielo dico, due passi. E lì non c'era, domenica, insomma, allora lui, sapevo che faceva chierichetto, allora vado lì vicino a chiesa. Non sono mai stato in chiesa, io sono ebreo. Però dico, tanto che mi succede, vado dentro. Entro lì, l'ho visto lui in bianco, lì, sì, faceva, no? Lui mi ha fatto il segno di stare zitto. E a un certo momento una di quelle vecchie donne che stanno sempre in chiesa viene vicino, mi guarda così cattiva proprio, e mi ha chiesto: tu sei figlio di Dr. Kluger, di presidente di comunità vostra ebraica? Io non gli avevo risposto niente, non sapevo che rispondere, che sapeva tanto chi sono. Messa finita, lui subito viene giù e io gli ho detto: guarda, siamo stati, sono venuto per dirti che siamo stati a me. Non lo interessava proprio niente. So, diceva: ma senti, ma questa vecchia che voleva da te? E io gli dico, e lui è diventato serio, guarda così, dice: ma la gente non sa che siamo figli di lo stesso Dio. E ci aveva 10 anni. Ma il tempo dei giochi è ancora spezzato. Nel dicembre del 1932 l'Olek perde il fratello Edmund, medico, portato via dalle febbri di tifo, contratte nell'ospedale, dove continuava a curare i malati infetti, nonostante l'altissimo rischio di contagio.
Lolek comincia a frequentare il Carmelo. A Padovizze c'era sulla collina un monastero carmelitano e c'era una diffusa devozione per lo scapolare della Madonna del Carmine. Anch'io lo ricevetti, credo all'età di 12 anni, e lo porto tuttora. Quello scapolare si macchierà di sangue tanti anni dopo, in un giorno di maggio. Cracovia, erede del buon governo asburgico e della Mitteleuropa d'inizio secolo. Il castello del Wawel. La Vistola. La piazza del mercato. Qui si trasferiscono il capitano e Carol. E a Carol piace questa città vitale, cosmopolita. C'è una comunità di circensi. Ecco le mirabolanti imprese di straordinari acrobati. E c'è una comunità di zingari. Questa è la proclamazione del re degli zingari con tanto di pop benedicente. Il pensiero corre a quel Zefferino che Papa Wojtyła proclamerà beato, primo zingaro nella storia della Chiesa. E a Cracovia Carol sente nascere la passione per l'arte di stare in scena. A 18 anni si fa autore e attore di quello che chiama teatro rapsodico. La mia passione era fare l'attore, calcare il palcoscenico. E molti mi ripetevano: sei dotato, diventerai un grande attore, rimani in teatro. Ma il teatro è anche altro. Emana come un'antica, ammaliante assonanza con le grandi liturgie della cattolicità. Ricordo la grande emozione che provai quando, appena quindicenne, assistetti al Triduum Sacrum. Fu una vera scossa spirituale. E aggiunge: la liturgia è anche una sorta di mysterium, un mysterium rappresentato, messo in scena. E ancora oggi il Triduo Pasquale è per me un'esperienza sconvolgente. Ma il teatro è anche occasione di incontro. Diventa amico di due belle aspiranti attrici, Alina e Ginka. Carol è un bel ragazzo, forte e romantico insieme, sportivo, lo sguardo intenso, capace di grandi sogni. Scriverà: forse qualcuno avrà supposto che se un giovane con così chiare inclinazioni religiose non entrava in seminario, era segno che in gioco v'erano altri amori o predilezioni. Precisa alla fine. Di fatto però ero preso soprattutto dalla passione per il teatro. Ma intanto la storia avanza inesorabile. Il Führer della Grande Germania individua nella Polonia lo spazio vitale di espansione per i superiori uomini di razza ariana. E così pretende per il Reich il corridoio di Danzica, una striscia di territorio polacco che sbocca sul Mar Baltico a Danzica. È irremovibile. Le democrazie occidentali si chiedono: morire per Danzica? E stanno a guardare. Non sta a guardare Hitler. È disposto a tutto, anche ad allearsi col suo peggior nemico, Stalin. Nell'agosto del 39, Ribbentrop e Molotov firmano uno scellerato patto. Prima clausola, la spartizione della Polonia. Due terzi al Reich a ovest, un terzo all'Unione Sovietica a est. È l'inizio di tutto. A Roma, nel centro della cristianità, Pio XI era morto pochi mesi prima, in un'atmosfera pesante. Da Berlino, il nunzio Orsenigo scrive: i tedeschi sono tutti pronti alla guerra
con una freddezza terrificante. Incontro alla guerra marcia, quasi esultante, un popolo di 80 milioni di uomini, armati fino ai denti. Il nuovo pontefice, Eugenio Pacelli, invia un messaggio personale a Hitler, scongiurandolo di deporre le armi, ma non è ascoltato. Invia uno speciale radiomessaggio di pace al mondo, ma non è ascoltato. Invia a Mussolini un messaggio autografo, pregandolo di evitare più vaste rovine e più numerosi lutti, ma non è ascoltato. Il 30 agosto Hitler lancia l'ultimatum: o Danzica o sarà guerra. All'alba del 1 settembre 1939 l'incrociatore Schleswig-Holstein cannoneggia la città polacca. Subito dopo la Wehrmacht avanza e annienta, in pochi giorni, le 35 divisioni polacche. Varsavia è attaccata con una potenza di fuoco impressionante, bombardata da terra e da cielo, saccheggiata casa per casa, con un inutile accanimento. Quasi a dimostrare al mondo intero una volontà di potenza e una capacità di distruzione mai viste prima. Il 6 settembre i panzer entrano a Cracovia. Quando scoppiano le prime bombe, Karol è nella cattedrale del Wawel. Quel giorno non si cancellerà mai più dalla mia memoria. Era il primo venerdì del mese. Ero andata a Wawel per confessarmi. La cattedrale era vuota. Fu forse l'ultima volta in cui potei liberamente entrare nel tempio. Poi, confesserà più tardi, si abbandona alla preghiera. Disteso, il volto rivolto al pavimento, le braccia allargate, come in segno di croce. Karol crede con tutto se stesso nella potenza della preghiera. Crede che la preghiera agisca, entri nella storia del mondo, la modifichi, faccia accadere gli eventi, faccia scendere la provvidenza sulla terra, faccia accadere il bene. Anche quando tutto sembra inutile, perso, anche quando il mondo intorno sembra un inferno. Lunghe colonne di profughi fuggono da Cracovia. Tra loro Karol e il capitano. Vanno verso est. Ma da est, il 17 settembre, l'Armata Rossa invade la Polonia a reclamare la sua parte di bottino. I fuggiaschi sono costretti a tornare dopo più di 400 chilometri a piedi. Ufficiali russi e tedeschi si scambiano cortesie. A Cracovia, sul bastione più alto del Wawel, sventola la bandiera con la svastica. Plenipotenziario del Führer è Hans Frank. Impone la legge del terrore. Lo chiameranno il Boia. Annuncia: i polacchi devono diventare gli schiavi del Reich tedesco. Ricorda Karol: ho vissuto un periodo tragico quando il governatore nazista Hans Frank si stabilì nel castello del Wawel, sul quale fu issata la bandiera con la croce uncinata. Il Führer emana il Neue Ordnung, il nuovo ordine. Distruggere l'ebraismo e insieme tagliare la testa della nazione polacca. Ricorderà Karol: la mia parrocchia era diretta dai padri salesiani, che un giorno furono deportati dai nazisti nel campo di concentramento di Dachau. Rimase solo un vecchio parroco.
L'Armata Rossa non è da meno. A est, i sovietici deportano nei gulag più di 1,5 milioni di polacchi. Nel marzo del 1940, il Politburo ordina la fucilazione di 22.000 polacchi, accusati di essere nemici inveterati e incorreggibili del potere sovietico. Il massacro è consumato nella foresta di Katyn. Carol scrive: la Polonia è la grande martire d'Europa. Ricorda i versi del poeta Slovacchi. Oh Gerusalemme, Gerusalemme slava, sta per giungere l'ora in cui sarai distrutta e spezzata come una brocca di terracotta. Carol ha 20 anni. Si procura una Arbeitskeit, una carta di lavoro. Per evitare la deportazione e i lavori forzati in Germania, nell'autunno del 1940, cominciai a lavorare come operaio in una cava di pietra. È un'esperienza che non dimenticherà. Lavorando manualmente sapevo bene cos'era la fatica fisica. Mi incontravo ogni giorno con gente che lavorava pesantemente. Conobbi l'ambiente di queste persone, il loro valore umano e soprattutto la loro grande dignità. La dignità, quante volte lo ripeterà? La dignità dell'uomo come valore generatore di coraggio e libertà. Un giorno un incidente tragico. Ero presente quando, durante lo scoppio di una carica di dinamite, le pietre colpirono un operaio e lo uccisero. Rimasi profondamente sconvolto. Sollevarono il corpo, sfilarono in silenzio. Da lui ancora emanava fatica e un senso di ingiustizia. È in questi anni bui che Carol matura la sua vocazione. E ne è certo, Dio non agisce a caso. Dal grande e orrendo teatrum della Seconda Guerra Mondiale mi fu risparmiato molto. Ogni giorno avrei potuto essere prelevato dalla casa, dalla cava di pietra, per essere portato in un campo di concentramento. A volte mi domandavo, tanti miei coetanei perdono la vita, perché non io? Oggi so che non fu un caso. E poi? La maturazione della mia vocazione sacerdotale durante l'occupazione nazista fu una semplice coincidenza temporale? O c'era un nesso più profondo? Certo, nei piani di Dio, nulla è casuale. E sembra che gli eventi della vita lo conducano verso di lui. Una fredda sera di febbraio del 1941, torna e trova il padre irrigidito nella morte. Il capitano se n'era andato, all'improvviso, senza nessuno accanto. Era l'ultima persona che mi restava. Si manifestava in me sempre più una luce. Il Signore vuole che io diventi sacerdote. Così, nell'ottobre del 1942, comincia a frequentare il seminario di Cracovia. Come una carezza sul volto, nel silenzio, sento sopra di me il chinarsi di Dio. E per questa vicinanza che cosa ti darò? Si può donare qualcosa a Dio? Si può forse dare qualcosa alla profondità del mare, alla luce del sole? Come potrò esprimere la mia gratitudine al mare, al sole? Suo maestro è l'arcivescovo Adam Sapieca, un pastore che guida e protegge il gregge quando tutto intorno è buio. E ormai siamo nel buio più cupo della notte. In Polonia vivono 3 milioni di ebrei. Ne resteranno 30.000. A Varsavia, l'antico ghetto medievale, è un'immensa prigione.
I nazisti hanno alzato un muro di 3 metri. Dove prima stavano 160.000 persone, adesso sono 600.000. Le epidemie mietono centinaia di vittime ogni giorno e i soldati tedeschi fanno il tiro al bersaglio con i bambini che di notte tentano di scavalcare il muro. La popolazione si ribella. Il 19 aprile del 43, nel giorno della Pasqua ebraica, le vittime insorgono contro i carnefici. Le Einsatztruppen, i famigerati reparti speciali, si scatenano. Alla fine, l'intero quartiere, 27.000 abitazioni, è raso al suolo. 7.000 i sopravvissuti, deportati direttamente nelle camere a gas di Treblinka. Treblinka, Majdanek, Belzec, Sobibor, Chełmno, Wolzec e naturalmente Oswiecim, Auschwitz. A 70 km da Cracovia, considerato il Vernichtungslager, il lager per sterminio numero uno, che trasforma in cenere e fumo 6.000 persone al giorno, più di 1,5 milioni quelli che non hanno mai più fatto ritorno. I campi di concentramento sono stati una sorta di apocalisse del nostro secolo. Ma anche la Chiesa polacca è martire. Padre Massimiliano Kolbe, uno dei santi più amati da Carol. Qui lo vediamo in straordinarie immagini girate poco prima del suo martirio. Accoglie nel suo convento ebrei in fuga e ricercati della Gestapo. È deportato ad Auschwitz. Chiede di prendere il posto di un condannato, padre di famiglia, nella cella della morte. Una botola sottoterra, nudi, senza cibo, senza acqua, senza luce. È finito con un'iniezione di acido fenico. Giovanni Paolo II lo proclamerà santo. Edith Stein, ebrea, convertita al cattolicesimo. Nel 1934 la chiamata. Si fa carmelitana, suor Teresa Benedetta della Croce. Strappata al convento, renderà l'anima a Dio in una camera a gas di Auschwitz. Giovanni Paolo II la farà santa e patrona d'Europa. Ma ormai è finita. L'Armata Rossa, respinto l'assedio di Stalingrado, costringe alla ritirata i tedeschi e marcia verso Occidente, a liberare la Polonia. Ai primi di gennaio del 45 le divisioni russe sono alle porte di Varsavia.
è un inferno di fuoco. Dopo pochi giorni, l'Armata Rossa libera una città spettrale. Restano una croce e una fede dolente, una fede infinita. In molti, ora, sono certi che dopo anni di tirannia, lutti e devastazioni, la libertà sia finalmente riconquistata. Ma i vincitori si dividono l'Europa in due. Le potenze occidentali lasciano ai sovietici il dominio di quelli che sono già chiamati paesi dell'Est. L'11 febbraio 1945, con gli accordi di Yalta, una cortina di ferro si chiude anche sulla Polonia. In questi tempi, il 1 novembre 1946, Karol Wojtyła pronuncia il suo Adsum, eccomi signore, a 26 anni. Scrive: mi rivedo, quel giacere per terra in forma di croce, accogliendo nella propria vita la croce di Cristo, ha segnato profondamente tutta la mia vita sacerdotale. Poi subito a Roma, per la prima volta fuori dai confini polacchi. È il novembre del 46. Camminavo per la città e non riuscivo a ritrovare quella Roma che immaginavo. A poco la ritrovai, quando visitai le antiche basiliche, ma ancora più quando scesi nelle catacombe dei primi martiri. Studia all'Angelicum, l'Università dei Domenicani. Studia Tommaso, affina la sua filosofia. Legge San Giovanni della Croce, sul cui senso della notte dell'anima scriverà pagine profonde, come solo chissà cos'è quella notte può scrivere. Comincia a viaggiare per tutta Europa. Guardavo dal finestrino del treno città conosciute soltanto nei libri di geografia. Vidi per la prima volta Praga, Norimberga, Strasburgo, Parigi. E viaggiare resterà per lui un'autentica passione. Nel luglio del 1948, il primo incarico, vicario nel villaggio di Niegowicz. Karol ha 28 anni. Camminavo tra i campi di grano con le messi in parte già mietute, in parte ancora ondeggianti al vento. Quando giunsi finalmente nel territorio della parrocchia di Niegowicz, mi inginocchiai e baciai la terra. Sono gli anni di Stalin. Qui Molotov a Varsavia. Ma il marxismo non entra nella pelle dei polacchi. Il 95% della popolazione è cattolica. È come mettere la sella a una mucca, si lamenta Stalin, e inasprisce la repressione. Pio XII denuncia le condizioni di quella che chiama Chiesa del Silenzio, dove i vescovi sono costretti, tra l'altro, a giurare fedeltà alle autorità, come documentano queste inedite immagini girate in Ungheria. La situazione precipita con la morte di Stalin. Vescovi, preti, suore sono arrestati. Il primate, Stefan Wyszyński, protesta con durezza. Lo arrestano,
lo tengono segregato in un convento per 2 anni e mezzo. Ma a Poznan, nel giugno del 1956, gli operai insorgono. La rivolta è repressa brutalmente nel sangue. Il regime, comunque, deve allentare la morsa. Wyszynski è liberato. Qui, subito dopo la liberazione, in inedite immagini ritrovate negli archivi americani. Karol è a Cracovia e fa opera pastorale tra i giovani. Discutono, pregano, vanno in campeggio, in canoa, in bicicletta. Lo zio, come chiamavamo Don Karol, portava nello zaino tutto l'occorrente per la messa. Trovava il modo di portare anche qualche reliquia. Aveva un permesso speciale per trasportare queste cose. Per l'altare non c'era problema. Durante le gite sul lago usavamo una canoa messa al contrario. In montagna invece stendevamo dei rami o dei pezzi di legno tra 2 alberi. Nessuno si formalizzava troppo. È la sostanza quella che conta, ci diceva. Natomiast już potem wszystko było bardzo po Bożemu. Coltiva in loro i valori della teologia del corpo, della dignità umana, della vera libertà, del valore della preghiera. Quello che ci colpiva soprattutto era la sua preghiera, il suo modo di pregare. A volte si dimenticava di tutto. Una notte, durante una gita in campagna, mi sono alzato. Dormivamo sul fieno nel sottotetto di un magazzino. Ho inciampato in qualcosa, era buio. Non mi ero accorto che lo zio, Don Karol, era disteso per terra a pregare. Mi è rimasto impresso per tutta la vita. Queste le armi della sua lotta. Questa la sua resistenza alla dittatura. Ma non tutti lo capiscono e molti lo sottovalutano. Innanzitutto la polizia politica, che teme di più i preti schierati. E poi lo stesso primate Wyszynski, che lo giudica un po' troppo tiepido nei confronti del regime. Non a caso, quando c'è da proporre a Roma una rosa di 4 sacerdoti per l'elezione del nuovo vescovo ausiliare di Cracovia, Wyszynski non fa il nome di Wojtyła. E non è un caso che saranno proprio i solerti funzionari a inserirlo in quella lista, forti di una prerogativa che li autorizza ad approvare la rosa dei candidati. E a Roma la diplomazia consiglia cautela, pazienza, lungimiranza. Così Karol Wojtyła è elevato episcopo della Chiesa di Cristo. Ha solo 38 anni. Sarà uno degli ultimi vescovi creati da Pio XII. Giovanni XXIII, il Papa buono, che vuole e sa leggere i nuovi segni dei tempi. 100 giorni dopo l'elezione indice un grande concilio, il Concilio Vaticano II. E finalmente le prime immagini. Karol in treno, mentre legge il breviario, mentre si prepara per l'inaugurazione. ottobre 1962, il gran giorno. 2778 i partecipanti. Avanzano in ordine gerarchico. 7 patriarchi, 80 cardinali, 1619 arcivescovi e vescovi, 975 superiori generali di ordini religiosi, 400 teologi. Assistono luterani, anglicani, evangelici, quaccheri, metodisti, 79 le nazioni rappresentate, perfino 2 osservatori di Mosca, più di 1200 i giornalisti accreditati. È il primo incontro dai secoli degli scismi. E la Basilica di San Pietro non aveva mai ospitato niente di simile. Gaudet Mater Ecclesia.
Gaudet Mater Ecclesia. Gioisce la Madre Chiesa. Questo l'attacco del discorso di Papa Giovanni e di un concilio che Wojtyła da Papa chiamerà la bussola, l'evento che ha cambiato la Chiesa, la rottura, dice, non della tradizione, ma delle abitudini, la più grande grazia del XX secolo. Scrive Wojtyła. Il concilio fu un grande evento e per me un'indimenticabile esperienza. Ne tornai incredibilmente arricchito. Il tempo della semina è breve. 3 giugno 1963. Anche per lui, il Papa Buono, il tempo ultimo è ormai arrivato. Aveva detto: la vita è pellegrinaggio, sostiamo un poco qui e poi riprendiamo il nostro cammino. Ecco, ora il vecchio Papa, nel giorno di Pentecoste, in una sera tranquilla d'inizio estate, il mondo intero racchiuso in una piazza, ha ripreso quel cammino. Dopo di lui, Paolo VI, personalità moderna, prudente, inquieta. A lui il non facile lascito di guidare la Chiesa in un tempo di speranze e profonde inquietudini. Il concilio prosegue sotto la guida del nuovo pontefice. Di fronte ai 2500 padri conciliari, il giovane vescovo Wojtyła parla a nome di tutta la Chiesa del Silenzio. Il diritto alla libertà religiosa deve essere riconosciuto in tutte le nazioni. Bisogna distinguere tra l'ateismo che nasce da personali convinzioni e quello che viene imposto dall'esterno, con pressioni di ogni tipo, fisiche e morali. Come accade in casa sua. Solo un anno dopo la chiusura del concilio, nel 66, le autorità comuniste vietano le celebrazioni per il millennio della conversione della Polonia al cristianesimo. E arrivano addirittura a proibire di portare in processione le effigi della Madonna di Częstochowa. Ma Wojtyła non si dà per vinto e presenzia instancabilmente a 120 celebrazioni. Tutte le processioni erano proibite perché il regime aveva sempre paura della folla. Avevano paura non tanto della Madonna, ma della gente, soprattutto dei vescovi, soprattutto in questa epoca del cardinale Wyszyński e anche arcivescovo di Cracovia. Perciò una volta hanno preso immagine e questa immagine, non so, forse 4 anni è stata in prigione. Ma se loro hanno incarcerato la Madonna, peregrinava solo senza Madonna cornice, la cornice e il cielo, e la gente
sentiva forse ancora di più la presenza della Madonna e la protezione. A Roma, quel vescovo polacco non passa inosservato. Il 28 giugno 1967 arriva la berretta cardinalizia. Ecco la cerimonia in San Pietro. Sono immagini mai viste. Facendo attenzione, lo vediamo sfilare. Ha solo 47 anni. Poi l'abbraccio con Paolo VI. Karol Wojtyła è principe della Chiesa. E al ritorno sembra proprio un principe con questo mantello col collo di pelliccia. Le cineprese poi lo riprendono professore alla prestigiosa Università Jagellonica. Queste le inedite immagini ritrovate negli archivi dell'università. In facoltà festeggia anche il suo compleanno. Dice: la mia porta era aperta a tutti. Tutti avevano sempre accesso diretto a me. Qui è al Festival della Musica Sacra, nel 1970. Le telecamere lo seguono e lui lascia fare. Ricorda: era una specie di festival della musica e del canto religioso. A me è sempre piaciuto cantare, a dire il vero. Cantavo ogni volta che le circostanze lo permettevano. Il cardinale Wojtyła veniva con piacere al Sacro Song. Ascoltava tutte le canzoni, partecipava alle votazioni, presiedeva la serata finale. E poi toccava a lui premiare i migliori gruppi, i migliori cantanti solisti. E devo dire che si divertiva anche. Wojtyła, sciatore. Le rare immagini di un inedito Wojtyła sui Monti Tantri. Forse non è un caso questa attenzione della televisione di regime. In un rapporto dei servizi si legge: Wojtyła, a differenza di Wyszyński, non è così impegnato in attività apertamente antistatali. Sembra che la politica non gli sia congeniale. Manca di qualità organizzative e di comando. È per questo che le autorità cercano, come dire, di metterlo in evidenza, quasi a farlo rivaleggiare con il primate. Sarà uno degli errori più clamorosi del regime comunista. E quando se ne accorgeranno, sarà troppo tardi. Era proprio seguito passo dopo passo. E anche qui in Curia erano tanti microfoni, tante spie. Ma si sapeva. E si lavorava normalmente, senza paura. Perché qui si facevano le cose sempre chiare, niente nascosto. Qualche volta si usava anche questi microfoni, non sapendo dove sono, tutto nascosto, per dire quello che si pensava. Certo che il cardinale aveva anche incontri molto discreti. In questi momenti, in questi casi, si andava fuori casa. Andava in un giardino o un bosco per parlare liberamente. Anche con Monsignor Casaroli, quando è venuto qui prima volta dopo come arcivescovo, le cose più importanti parlavano sempre fuori casa, cioè senza testimoni. Wojtyła è costantemente spiato
o, come dicevano, monitorato. Sapevamo che la polizia ci seguiva. Appena partivamo, loro erano lì. A volte, prima di partire, andavo per strada a vedere se c'erano. E c'erano sempre. Ci aspettavano dietro le edicole dei giornali. Giravo a destra e loro venivano a destra. Andavo a sinistra e anche loro a sinistra. Allora dicevo, Eminenza, abbiamo gli angeli custodi. Allora il cardinale si girava e li benediceva. Oppure faceva un saluto con la mano. Lui, appena può, va a respirare un po' d'aria libera, oltre Cortina. E ci va spesso. 31 volte a Roma, 52 in Europa, 2 nelle Americhe, 2 volte in Terra Santa e un'altra in Asia e Oceania. Nel 1969 il primo viaggio negli Stati Uniti con Wyszynski, dove si incontra con la comunità polacca. Poi in Italia, ancora immagini inedite. Nel giugno del 1970 è a Roma con Stanislao e un gruppo di sacerdoti polacchi sopravvissuti a Dachau. Partecipa alla processione del Corpus Domini alla presenza di Paolo VI. Neanche un anno e torna a Roma per la beatificazione di Massimiliano Kolbe. A 51 anni. Anche questo un documento inedito. Ma il cardinale Wojtyła è di casa in Italia. Il 25 aprile 1974, nel settimo centenario della nascita di San Tommaso d'Aquino, è ricevuto al Quirinale dal presidente Leone. Insomma, indagando con accuratezza e tenacia, i cacciatori di immagini hanno trovato una piccola miniera nelle teche. Poi in Belgio, a Bruges, dove guida la processione del Corpus Domini. Si direbbe che non sta mai fermo. Nel marzo del 1973 parte per un lungo viaggio, nelle Filippine, in Papua Nuova Guinea e infine a Melbourne, in Australia, dove partecipa al congresso eucaristico, a capo di una delegazione di 18 vescovi polacchi. Poi ancora a Roma. Paolo VI concede a Wojtyła il privilegio di imporre le mani e consacrare a vescovo Andrei Descour, forse il suo più grande amico. Poi il sinodo dei vescovi. Wojtyła recita le lodi, interviene e molti cominciano ad apprezzare quest'arcivescovo venuto d'oltre Cortina. Tanto che il vaticanista della RAI, Dante Alimenti, gli fa una lunga intervista sui giovani. Nel mondo giovanile c'è sempre qualche cosa che si muove. E quello che si muove, principalmente, è la scoperta, spesso violenta, della propria personalità. Si tratta di una scoperta di natura spirituale. Nel 1976 è a Filadelfia per il Congresso Eucaristico Internazionale. È qui che per la prima volta Madre Teresa e Karol Wojtyła si incontrano. La piccola di Dio occupa tutta la scena. Nel paese più opulento del mondo va dicendo che oggi Gesù si presenterebbe sotto forma di pane, come cibo vero per i tanti, i troppi ultimi della terra. E quel pane lo spezza, lo condivide, come offrendo insieme la speranza del Padre e se stessa, la sua stessa vita. Poi il cardinale Wojtyła va in pellegrinaggio a Doylestown, la cestocova americana. Consegna della terra di Auschwitz alla comunità polacca di Chicago. Fa una conferenza sulla libertà religiosa alla Harvard University. È intervistato sulla Chiesa in Polonia dalla NBC. The
church in Poland is living his its own life. That is very important. Mm-hmm. And I suppose that that is important for the church everywhere, to living its own life, to be indifferent, to realize its own mission. Nel 75 si incontra con il cardinale Franz König, che sarà il suo grande elettore. Sensibilissimo all'ecumenismo, König, insieme a Wojtyła, incontra un pastore, alto esponente della confessione metodista. Significative queste immagini. König, alla fine dell'incontro, lascia l'Austria e oltrepassa il confine ungherese. Sono gli anni della Ostpolitik, il tentativo di sopravvivere della Chiesa nei regimi comunisti, quella che il cardinale Casaroli chiamerà il martirio della pazienza. Auschwitz, il calvario del mondo, lo chiamerà. Va prima con il primate austriaco König, poi con il cardinale Kroll, arcivescovo di Filadelfia, di origine polacca. Auschwitz, a 30 chilometri da Wadowice, il suo villaggio. Karol Wojtyła non lo potrà dimenticare, mai. Gli agenti della sezione speciale non lo perdono mai di vista. La sua popolarità e il suo attivismo cominciano a preoccupare. Venivano fatte foto, girati filmini, ma soprattutto si facevano registrazioni audio. C'erano agenti della sicurezza incaricati di stendere rapporti sui discorsi del cardinale Wojtyła. Valutavano se i discorsi erano ostili al regime. Si può dire che tutti gli interventi, tutti gli spostamenti, tutti i viaggi di Karol Wojtyła erano meticolosamente osservati dai servizi di sicurezza, comprese le vacanze sulla neve. Il commissariato di polizia riceveva ogni anno l'ordine di mettere sotto osservazione il rifugio in cui sarebbe arrivato il cardinale Wojtyła. Si chiedeva inoltre l'osservazione di tutte le persone che si sarebbero messe in contatto con lui o di tutti coloro che lui avrebbe incontrato. Karol ha 56 anni e forse solo ora gli uomini dei servizi cominciano a rendersi conto di essersi sbagliati sul conto di quel pretino che portava i ragazzi in campeggio. Epica la sua lotta per la costruzione di una chiesa nel nuovo quartiere operaio di Nowa Huta. Racconterà. Doveva essere un quartiere esemplarmente socialista, cioè privo di qualunque legame con la chiesa. E di fronte al rifiuto delle autorità, Wojtyła aveva risposto celebrando la messa della veglia di Natale del 1963 all'aperto, sotto la neve, sul luogo scelto che chiama la nuova grotta di Betlemme. Ma la gente piantò subito una croce. Le autorità non apprezzarono. Seguì addirittura uno scontro con la polizia, con vittime e feriti. Ma alla fine Wojtyła vince. La chiesa è finalmente consacrata. I consacrazji kościoła podobny jest do chrztu człowieka. Pan Jezus powiedział do Nikodema. Nostro Signore Gesù Cristo disse a Nicodemo: bisogna che nasciate di nuovo. E nello stesso tempo disse: se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Nie może wejść do Królestwa Bożego. Wojtyła afferma: questa città non è una città di persone che non appartengono a nessuno.
persone con cui potete fare quello che vi piace. Questa città è una città di figli di Dio. Ed è già quasi il sapore di un'anticipazione. E a Roma qualcuno parla di quel cardinale polacco. Carol ha 56 anni. Il vecchio papa, Paolo VI, stanco, discusso, alla guida di una chiesa post-conciliare che appare incerta, divisa, apprezza la salda dottrina di Wojtyła. Nella quaresima del 1976 lo chiama a predicare gli esercizi spirituali alla curia. E Carol predica agli eminentissimi che l'umanità e la Chiesa stanno vivendo un tempo eccezionale, una prova decisiva, dalla quale si potrà uscire solo vincendo la paura, solo con il coraggio di un annuncio nuovo e radicale della parola di Dio. Un annuncio senza confini, che sull'esempio dei primi apostoli vada per le vie del mondo, incontro alle sofferenze e alle speranze delle tante, nuove moltitudini. Anche questa sembra già un'anticipazione. Sorprendenti queste immagini. Maggio 1978. Carol e Albino si incontrano. Sono seduti vicini. La telecamera li scopre, quasi casualmente. Sembra iniziato un invisibile countdown. Solo pochi mesi e nell'estate del 1978, da Roma, improvvisa, arriva la notizia. Il Papa è morto. Il 6 agosto, nel giorno della Trasfigurazione, la festa da lui più di ogni altra amata, Paolo VI, pontefice grande e dimenticato, riprende anche lui il suo cammino. Carol arriva con Wyszyński a Fiumicino. Sono immagini conosciute, anche perché spesso scambiate con un altro arrivo, il secondo, solo un mese dopo. Il 26 agosto 1978, Albino Luciani, prete veneto, è eletto al soglio di Pietro. Sarà Giovanni Paolo, il primo. Lo chiameranno il Papa del Sorriso. 3 settembre 1978, cerimonia solenne. Carol e Albino sono vicinissimi. Parole, gesti, sguardi. Mi venga a trovare e preghi. Preghi per me, soprattutto, dice Albino toccandosi il cuore. 19 settembre 1978. Carol Wojtyła è in Germania con il primate Wyszyński. Quasi un pellegrinaggio a Dachau. Poi a Colonia. Ancora un incontro con il cardinale Effner e con i vescovi tedeschi. Un gesto di riconciliazione, ma forse qualcosa di più, come il nuovo sentimento di un comune sentire. È il 25 settembre 1978. Tre giorni dopo, in un imperscrutabile disegno, Albino Luciani
rimette il suo spirito nelle mani del Padre che ha servito con umiltà, in silenzio, in disparte, sempre un passo indietro dal proscenio della storia. Così, in punta di piedi, se ne va Albino Luciani, salito al soglio di pietro 33 giorni prima, nel giorno dedicato alla Madonna Nera di Częstochowa. Eccolo allora, Karol Wojtyła. Questa volta arriva da solo. All'aeroporto una troupe televisiva lo aspetta. E lui si guarda intorno, compiaciuto, sornione, complice, quasi divertito nel gioco della telecamera. Ad attenderlo una delegazione. Eppure è arrivato solo l'arcivescovo di una città polacca, solo un uomo di Dio di un paese lontano. Così quel cardinale venuto dall'est, che è nato vicino ad Auschwitz, che ha vissuto l'aberrazione del nazismo e la dittatura comunista, un uomo che in nome della dignità e della libertà ha scaldato sentimenti di coraggio, fortezza, speranza nel cuore di un popolo impedito alla fede. Un uomo che incarna un cattolicesimo solido, una testimonianza senza paura, con lo sguardo alto, la schiena dritta, senza i dubbi, i distinguo, le sottigliezze e le debolezze dell'Occidente. Un uomo che ha girato il mondo, costruito amicizia e stima con i grandi della Chiesa del tempo. Ecco dunque, questo uomo, questo giovane cardinale slavo, forte, atletico, una faccia aperta, un sorriso caldo, un passato da attore, si incammina con passo svelto e deciso verso il conclave, là dove lo Spirito indicherà il successore di Pietro, quello che chiamano il vicario di Cristo in terra. Ecco, questo racconta la storia. Le cronache di quei giorni, invece, registrano le candidature di due italiani, Giovanni Benelli, braccio destro di Paolo VI, moderatamente aperto, e Giuseppe Siri, delfino di Pio XII, intransigente defensor fidei. A molti sembra un copione vecchio, già scritto. E allo Spirito, si sa, piace ricreare, inventare, scompaginare. Karol Wojtyła entra in conclave. È il 14 ottobre 1978. Il saluto e l'abbraccio al fidato Stanislao. Certamente si seguiva l'opinione pubblica, ma nessuno immaginava che un cardinale polacco può diventare, dopo tanti anni, secoli, pontefice. Ma a Roma si parlava, si sentiva un po' questa atmosfera che potrebbe essere anche presa in considerazione, perché devo dire che mi ha chiamato un monsignore che preparava dossier su scelti cardinali. Tra questi scelti c'era anche cardinale di Cracovia. In piazza San Pietro e nella sala stampa si celebra il rito dell'attesa. Dentro la Sistina, cadute le candidature dei due italiani, Koenig, Effner e Kroll, l'americano d'origine polacca, lanciano il nome del giovane arcivescovo di Cracovia. I cardinali prendono coraggio. La fumata è bianca. Cardinale Wojtyła. Polacco!
Sono le 17:17 di lunedì 16 ottobre 1978. 16 ottobre, il giorno in cui, nota qualcuno, la Chiesa festeggia Santa Edwige, regina e patrona di Polonia. Alle 19:35, scompaginando il protocollo, Giovanni Paolo II parla dalla loggia. Gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Carol si fa e dà coraggio. Poggia le mani forti sulla balaustra e improvvisa. Stupisce. Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete. Durante il telegiornale della sera, la notizia dell'elezione fu data in poche righe, in modo sobrio. Anche il suono delle campane ritardava. Forse la chiesa era timorosa se festeggiare subito oppure no. La gente però scese in massa nelle strade. Fu allora che notai sul marciapiede un uomo che parlava da solo. Sembrava che parlasse con se stesso. Ci siamo avvicinati e ci siamo resi conto che, quasi in preda al panico, stava trasmettendo: c'è moltissima gente, una folla incredibile cammina con le bandiere. Cosa devo fare? Dite, cosa devo fare? Era un agente della polizia segreta. Se avessimo detto agli altri che si trattava di una spia che stava trasmettendo, avrebbe rischiato il linciaggio. Ma eravamo troppo felici. Non dicemmo niente e passammo avanti. In Italia pochi conoscono quel giovane papa polacco di 58 anni. Stupisce invece l'annuncio di Suar Trois. Jean-Paul II, pape polonais, pape sportif, pape comédien, devient aussi le pape des médias. E lui, appena uscito dal conclave, il giorno dopo, è già fuori dal Vaticano. Va al Gemelli a trovare l'amico malato, il vescovo Descure. Qualcuno noterà che proprio qui, in un ospedale, Giovanni Paolo II fece la sua prima e la sua ultima uscita. Il 21 ottobre l'incontro con quelli che diventano da subito i suoi grandi alleati: giornalisti, cineoperatori, fotografi. Carol va oltre il discorso di rito, rompe le formalità e si mette a parlare. E lo fa in scioltezza, con il dono delle lingue, nota qualcuno. Come quando gli apostoli, vinta la paura, escono dal cenacolo ad annunciare il Vangelo. Domenica 22 ottobre 1978, liturgia solenne. Subito il saluto ai cardinali. Tra loro il vecchio primate di Polonia, una quercia indomita, si inginocchia, orgoglioso, commosso. E poi l'amico e stimatissimo teologo cardinale Ratzinger. Carol si presenta al mondo. Non abbiate paura. Aprite
anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Quando pronunciai le parole "non abbiate paura", non potevo rendermi del tutto conto di quanto lontano avrebbero portato me e la Chiesa intera. Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra, è invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete quindi, vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. E quelle parole appaiono come la fuoriuscita da un cattolicesimo catacombale, impaurito, sperduto. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. È l'annuncio di una fede viva, a viso aperto, non il Dio della sociologia, della teologia inquieta e annacquata, ma il Dio forte e misericordioso delle Scritture, della certezza che consola, dell'abbandono che dà coraggio. Il Dio di Abramo, il Dio delle prove, della testimonianza, fino al martirio. È nuovo, giovane, forte, sembra il nuovo pastore, comunica sicurezza, fiducia, audacia. Lontanissimo dalla fisicità esile, timida, fragile dei suoi due predecessori. Poi, in questa mattina mite dell'ottobre romano, Carol eccede, di nuovo. Rompe il protocollo e scende improvvisamente giù dai gradoni della basilica. Va ad gentes, incontro alle moltitudini. Poi, con un gesto istintivo, impugna con tutte e due le mani la croce pastorale e la innalza come un vessillo riscattato, un antico stendardo troppo dimenticato, come il segnale che è tempo di chiamare a raccolta il popolo di Dio, levare le tende e riprendere il cammino. La prima visita ufficiale è nel segno di Maria. Va al santuario della Mentorella. Era venuto qui la prima volta nel 1946. C'era tornato il giorno prima del conclave. Colpiscono queste immagini. C'è ancora un'aria di paese, di festa patronale, riprese quasi artigianali, ancora senza quell'aura di evento. È come il vescovo che va a trovare i fedeli in un tranquillo pomeriggio domenicale in un piccolo santuario di campagna, quasi un come eravamo prima della presa di possesso dei media. La prima volta in elicottero. Le immagini sono, come si dice in gergo, sporche. Pochi ricordano questo viaggio, addirittura non c'è quasi documentazione. Va ad Assisi a pregare sulla tomba di Francesco, patrono d'Italia. Confesserà. Nel recinto del conclave, dopo l'elezione, pensavo: che cosa dirò ai romani quando mi presenterò? Al poverello chiede: dato che non sono nato su questo suolo, sento più che mai il bisogno di una nascita spirituale in esso.
questo chiede a te, figlio santo della Chiesa, figlio della terra italiana, il Papa Giovanni Paolo II, figlio della terra polacca. E spera che non glielo rifiuterai, che lo aiuterai. Così, per il nuovo successore di Pietro, è giunto il tempo di annunciare il Vangelo al mondo e partire per il primo viaggio, il Messico, di cui Pio XI aveva detto: è un paese totalmente infeudato dalla massoneria. Ancora nel 1979 il Papa non potrebbe metterci piede. È proibito, infatti, l'ingresso ai ministri del culto esteri nell'esercizio delle loro funzioni. Preti, frati e suore non possono indossare abiti religiosi, né essere proprietari di qualcosa, né ereditare. Non possono né votare, né essere votati. Ma c'è un netto, silenzioso contrasto tra l'ufficialità della politica e la realtà del popolo. E in questo contrasto agisce Giovanni Paolo II, come se la sua stessa presenza, audace e scompaginante, facesse uscire allo scoperto energie nascoste, speranze segrete, stimolasse il coraggio a non rinnegare la propria dignità, la propria appartenenza. La verità è che queste moltitudini, sembra, lo aspettino da sempre. È acclamato da milioni di messicani. Tutta Città del Messico sfavilla di bianco e giallo, con vessilli, addobbi, festoni. Al santuario della Madonna di Guadalupe sembra che un vastissimo mondo, ignorato dai decreti governativi, si sia dato appuntamento. Una moltitudine che ha trovato il suo rappresentante, il suo difensore, colui che dà loro visibilità e diritto di esistenza. Ma Papa Wojtyła è venuto in terra sudamericana anche per dire no a quella teologia della liberazione che lui giudica una pericolosa commistione tra l'insegnamento di Cristo e il marxismo. Il Papa venuto dall'Est è venuto a dire che la vera liberazione non potrà mai venire dai movimenti marxisti. Con loro nessuna alleanza è e sarà possibile. Ma questo non significa rassegnazione, acquiescenza, remissività. Lo proclama, lo grida con forza agli indios e campesinos di Oaxaca. La vera, sola, grande forza liberatrice scaturisce dalle parole del Vangelo, dal coraggio della fede, dalla certezza dell'intervento di Dio nelle cose del mondo, dalla dignità delle azioni. Durante le visite la gente si sentiva libera. Libera, gioiosa, non triste. E questo dava forza alla gente. E spesso ho sentito che dopo le visite il paese, i paesi non erano gli stessi paesi, cambiati. Indimenticabile la sua partenza da una terra che ufficialmente non lo riconosce. Al momento del decollo, due colombe si posano sulle ali dell'aereo. E una volta in volo, per salutarlo e accompagnarlo, migliaia di persone puntano uno specchietto verso i raggi del sole, come ad inviare al Papa messaggi di luce e di speranza. Nel giugno del 1979, Carol torna in patria. Confessa: faccio di tutto per non lasciarmi dominare dai sentimenti. E loro arrivano da ogni angolo della Polonia, con ogni mezzo, come se rispondessero a un antico richiamo, a un antico patto, silenziosi, composti.
le autorità comuniste non hanno potuto dire no. I servizi segreti hanno pronto un dossier diffamatorio sul Wojtyła giovane, ma l'operazione rientra. Gli sforzi del regime si concentrano sulla comunicazione, sulla televisione in particolare. Queste le riprese imposte. Piani stretti, primi piani, mai un'apertura, mai un'inquadratura ampia, mai un totale a documentare la sterminata moltitudine. Come se, non essendo visibile al mondo, quella moltitudine non esistesse. Ecco che si avvicina ai microfoni, saluta la gente che non vediamo, perché al regista polacco è stato evidentemente proibito di inquadrare altre cose. Il nostro governo e la direzione della televisione erano molto preoccupati. I colleghi operatori e i registi ci confidarono che dall'alto erano state imposte regole di ripresa rigidissime. Non si dovevano mostrare le folle, non si dovevano riprendere i fedeli della piazza, si doveva inquadrare solo il palco e l'altare. Dovevano limitarsi a inquadrature strette, privilegiare immagini di anziani, preti e suore, non trasmettere l'audio proveniente dalla piazza. Ma lontano dalla diretta, decine di troupe di tutto il mondo riprendono e documentano un altro spettacolo, un'altra Polonia, un vero e proprio altro mondo. Ed è forse qui che nasce e meglio si capisce quella specie di santa alleanza tra Karol Wojtyła e la televisione. Da un lato c'è, dispersa nel grande mondo, una realtà nascosta, disposta al bene, che guarda al Cristo Salvatore, ma che non ha voce, non ha immagine, non ha rappresentanza. Dall'altro c'è un mezzo straordinario che può trasportare sul grande palcoscenico del mondo questa realtà di fede e di bene. In mezzo, quasi come un demiurgo, c'è un pastore, una guida che ha carisma, presenza, innato senso della scena e può calamitare le televisioni, attirare l'attenzione, diventare evento e dare soprattutto voce, dignità e riconoscimento a questo popolo invisibile. Vi ringrazio, dice Wojtyła ai giornalisti, per aver portato tutto il mondo in Polonia e fatto vedere la Polonia a tutto il mondo. A Varsavia annuncia: questo Papa, sangue del vostro sangue e ossa delle vostre ossa, viene per parlare davanti a tutta la Chiesa, l'Europa, il mondo, di queste nazioni e di queste popolazioni spesso dimenticate. E aggiunge: è forse proprio per questo che Dio l'ha scelto. Ha scelto lui, nato a 30 chilometri da Oswiecim. Karol Wojtyła era stato ad Auschwitz da prete, da vescovo, da cardinale. Ora torna da Papa. Dice: questo è il Golgota del mondo contemporaneo. Poi, ancora con il suo popolo, Agnieszko, si incontrano, cantano, non si vogliono lasciare. È una vecchia canzone popolare che diventa come una nenia, un mantra, il terreno d'incontro che racchiude la speranza di un non detto, non dicibile, ma che tutti capiscono e condividono. E qui si chiude la prima parte della nostra storia.